Dottor Maurizio, che cos'è l'implantologia? Allora, l'implantologia è un'alternativa artificiale per la sostituzione di un dente o una radice che si è andata persa durante la vita, quindi si è fratturato oppure in seguito a carie destruente. L'implantologia è nient'altro che una vite di titanio, di un materiale che è bioinerte, biocompatibile, che è il titanio, che all'interno del nostro organismo non provoca nessun tipo di alterazione o comunque infiammazione. Esistono due tipologie di interventi per sostituire appunto un pezzo o completamente la radice che è andata fratturata durante appunto ad esempio una masticazione di un corpo molto duro oppure in seguito a carie. E una è chiamata flapless, cioè senza l'esecuzione di un lembo, cioè sia l'osso che la gengiva non vengono toccati, cioè si fa semplicemente il foro all'interno appunto della cavità orale e viene inserito all'interno appunto questa vite di titanio. L'altro tipo di intervento è con l'elevazione di un lembo, cioè viene scoperto l'osso sottostante e viene inserito all'interno questa vite. Questo intervento è un intervento che non provoca dolore, perché viene fatto comunque in anestesia locale e può provocare una volta terminato l'intervento, una volta terminata l'anestesia, un fastidio oppure anche del gonfiore che viene tutto controllato attraverso appunto una terapia farmacologica che viene iniziata 24 ore, 12-24 ore prima dell'intervento e proseguita appunto per la settimana successiva. I benefici dell'impianto possono essere molteplici. Il primo, sicuramente il più evidente, è un fattore di tipo estetico, cioè andiamo a eliminare o a sostituire i denti mancanti per ridare appunto un corretto sorriso, un bel sorriso. Per quanto riguarda invece il discorso funzionale, sicuramente sostituire tutti gli elementi mancanti nella nostra bocca permette una maggiore masticazione, una migliore masticazione e sicuramente una migliore digestione. Questo perché non masticando correttamente si possono avere appunto dei problemi di digestione. In più, il beneficio sicuramente dell'implantologia è avere appunto una protesi di tipo fisso. Questo cosa vuol dire? In caso di protesi mobile, sicuramente il fastidio che una protesi mobile può portare alla masticazione rende appunto il soggetto, comunque il paziente, meno sicuro nella masticazione, quindi magari tende a inghiottire magari dei bocconi un pochettino più grandi, dando sempre, come dicevamo prima, il fastidio alla digestione, ecco. Dottore Auricchio, quali sono le controindicazioni? Esistono delle controindicazioni che possono essere cliniche, cioè dovute alla quantità di osso che il paziente ha a disposizione. Sia quantità che anche qualità. Chiaramente dove non c'è una quantità di osso sufficiente, chiaramente l'impianto lì non si potrà mettere. Anche se ultimamente esistono delle tecniche che servono per aumentare la quantità di osso e quindi inserire l'impianto all'interno dell'osso stesso. Esistono poi delle controindicazioni che possono essere controindicazioni sistemiche, possono essere controindicazioni croniche, possono essere delle abitudini viziate, ad esempio il fumo di sigarette, una cattiva igiene orale e queste appunto sono controindicazioni appunto all'impianto. Ma sicuramente dopo un'attenta valutazione appunto con il dentista, con l'odontoiatra che eseguirà fisicamente appunto l'intervento, si potranno consigliare delle strategie per poter inserire o no l'impianto. L'impianto, una volta osteointegrato, cioè una volta inserito all'interno dell'osso e l'osso si è praticamente osteointegrato, cioè attaccato alla vite in titanio, ha una percentuale di successo del circa il 97%. Un'altra controindicazione è sicuramente l'età. Ad esempio, al di sotto dei 18-20 anni, quando lo sviluppo dell'adulto, del ragazzo non è ancora completato, sicuramente l'impianto non si può appunto inserire all'interno dell'osso. Per quanto riguarda invece l'età, per esempio persone che hanno gli anziani, ad esempio persone che hanno superato una certa tipologia di età, lì non esistono controindicazioni perché comunque se la qualità dell'osso è buona e la quantità dell'osso è buona,